Signori, bentornati in un nuovo episodio di Amnesia The Bunker. Nell'ultima puntata abbiamo esplorato questa zona e diciamo non siamo riusciti a procedere perché ci sono diversi passaggi, per esempio la valvola che si è rotta in quell'area, che in teoria dovrebbe aprire le zone bloccate, e in più c'era una porta di Reinhard chiusa. Non so se possiamo magari sfondarla con una granata o qualcosa del genere. E quindi penso che l'idea sarebbe quello lì di... Intanto attiviamo il generatore, vediamo con un po' di corrente cosa riusciamo a fare. Dopodiché io ho esplorato un pochino, ho preso tutto quello che mi sono dimenticato, e l'unica cosa che mi ero dimenticata è la tanica che ho appena versato nel generatore, e non dovrei dimenticare nulla. Il problema è proprio questo, che non dovrei dimenticare nulla. Ho trovato pure un'altra bottiglia. Noi dobbiamo per forza andare negli alloggi degli ufficiali. Vediamo se qua magari c'è qualcosa verso l'uscita, che è l'unica zona che magari ho controllato proprio poco. Perfetto, non abbiamo altre strade se non quella lì. E in base alla nostra situazione potrei tentare solo una cosa. Ci prendiamo una granata, facciamo il salvataggio e ce la tentiamo, raga. Sala comunicazioni, deposito, è qui che dovremmo andare in teoria. Quindi, dato che questo passaggio è chiuso per una mancanza della valvola, mi sembra ovvio pensare che... Madonna il bordello. Poi guarda come corre, fa così, ma non viene mai. Mi fa solo venire l'ansia. Mi sembra ovvio pensare che l'unico posto veramente che abbiamo a disposizione sarebbe questo qui. Qua abbiamo esplorato noi tutte le stanze, non dovrebbe esserci nulla. Questa è l'unica che... Ah, pure tirato il pezzo di carne poco fa per vedere se riusciva ad attirare il mostro, ma non l'ho attirato. E io tenterei, raga, a vedere se questa cosa cade giù con una granata. Non me lo dire. Non mi dire che esci da qui. Non mi dire che esci da qui. Ho una sedia. E spero che si sia aperta almeno. Oddio l'ansia, raga, ho troppa ansia. Ho una bambola. Vuoi la bambola? Mi hai buttato la bambola. Magari. Oh cazzo. Però è caduta. Ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta. C'è una nota. Responsabile della sicurezza. Reinhard, ecco. Figlio di puttana. Vorrei che ti occupassi personalmente della sicurezza notturna nelle gallerie. Nelle ultime notti passate ho sentito qualcuno muoversi tra gli alloggi. Nonostante non fossero programmate pattuglie, non tollererò un altro sabotaggio, figlio di troia. Se dovesse rendersi necessario un blocco d'emergenza, trova Delisl. Come cazzo si chiama? Custodisce l'opportuna ruota di chiusura nel deposito da missione. Benissimo. Benissimo, qua c'è un altro lucchetto che non so come aprire. Carburante. Nel frattempo sento Godzilla nell'altra stanza. Lì c'era gente che diceva, faceva le teorie che loro la chiamavano magia, ma invece la gente che vedeva questa strana creatura qui non si sbagliava. Vorrei fare il test di sparare un colpo di pistola, ma allo stesso tempo, se non è così, mi inculo malissimo. Dovrei intanto riuscire a salvare. Ok, posa la bottiglia. Qua mettiamo il carburante. Allora raga, adesso nella nota, ho notato che nella nota che abbiamo trovato, vedi, ti dice qua è responsabile. Le ultime due notti passate ho sentito qualcuno muoversi. Ok, se dovesse rendersi necessario blocco delle emergenze, trova Delis, le custodisce l'opportuna ruota di chiusura nel deposito di missione. E infatti qui dove c'è Delis c'è la ruota. Il problema è andare a vedere quale potrebbe essere il codice. Noi non abbiamo questo codice per la ruota e mi pare di aver visto ovunque. A meno che il codice è la data della nota, quindi 1916. E non è questo. Guarda qui il cadavere maciullato. Aveva... Ma dai, vai a cagare. 9112, guarda lì. Ma io l'avevo controllato questo. Aveva pure un pezzo di carne. Ma l'avevamo controllato. Dai, raga, mi è una presa per il culo. Ma ore che giro qua, raga. Ma veramente, ore che giro qui a cercare. Dicevo, è impossibile che mi sono dimenticato qualcosa. Invece, guarda quel cadavere.
che due coglioni. Comunque abbiamo ora il codice 9112. Dovremo prendere la ruota, metterlo qui e finalmente poter raggiungere la sala comunicazione. Porca puttana, i santi che ho dovuto lanciare per sta roba, vaffanculo. Allora, 9112. Oh, dammi la ruota. Piano piano, adesso con molta calma. Cioè, ma porca, se no mi buggo, perché sennò è un problema. Ok, equipaggia. Mettila qui. Allora, adesso vorrei girarla, però probabilmente si fa un mare di bordello. Che ne dite se vado a salvare e poi ci andiamo con calma a fare sta roba? Perfetto. Adesso mi sento più tranquillo. Tra l'altro la mappa si è aggiornata. Vedete, noi è questo punto che dobbiamo raggiungere. Il quartier generale dei soldati. Oddio, minchia, ho sbagliato l'obiettivo, mi sono cagato. Ok, qua abbiamo la prigione e qua c'è la sala comunicazioni e gli alloggi dei soldati. Quello che interessa a noi è di qui. Ma diamo un'occhiata alla prigione, no? Però è abbastanza inquietante qua, raga. No, 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 noi dobbiamo andare nell'alloggio dei soldati, guarda. Allora, la sala comunicazioni, magari chiediamo aiuto, diciamo che c'è Satana qua dentro che mi insegue. Tra l'altro non l'ho ancora visto. Non so se è un bene, magari ce la siamo giocata talmente bene che non l'abbiamo incontrato. Te la dà quella sensazione di merda però, eh. Qua c'è un macchinario. Adesso che sappiamo com'è sto gioco, stiamo molto attenti a quello che troviamo in giro. Tutto potrebbe servire. Vediamo se trovo qualcosa di pesante, magari un martello. Non so se basta. Sono tutte bloccate. C'è una nota. Interruttori collegati. Attenzione, l'energia in questa parte della struttura è collegata. Chiudere l'alimentazione di una sezione significa disattivare automaticamente anche le relative sottosezioni. Gli interruttori possono essere spenti solo in circostanze straordinarie, ovvero quando lo dico io. Burloni e mascalzoni e figlie de... Mamma mia, non mi piacciono sti rumori, raga. Non mi piacciono. Io lo sento, ma è qui? Oddio! Cos'è? Oddio! Oh, porca puttana! C'è un pezzo di carne? No, raga, l'ho visto. No, 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 io l'ho visto. Cioè, non dovrebbe più esserci. A vedere, manco l'ansia che ho. Cos'è sta roba? Ma ci sono dei ratti. Senti, vai a cagare, andate lì. Ho attirato un ratto. Dio, ma che cazzo c'hai? Gli occhi luminosi. Ok, ho trovato un'altra piastrina, ma non ho trovato il codice. Ok. Cosa ho trovato? Una borsa più grande? No, è un kit medico. Carburante. Una nota. Oh, ti cazzare, ratto. Neuer ci ha raccontato degli antichi testi, descrivendoci lo scopo per il quale venivano utilizzate le gallerie. In realtà le utilizzavamo giusto per fare una passiata, no? Fumavamo le sigarette, che abbiamo lavorato per anni per non fare un cazzo. Eventualmente, screen tattico. Cioè, screen tattico, mettete in pausa il video, eventualmente, se volete voi leggervi in varie situazioni. Io quando percepisco che non sono interessantissime, la cosa che non si possono disinnescare è un po' una grande cagata. Aia. Aia, a porca put... Usalo. Usalo che il ferirmi attira il coso. Porca puttana, i ratti sono incazzatissimi. E quindi di lì come cazzo passo? Ma l'esca se la sono mangiata loro. Eh sì, però dai. Oddio! Cosa? Buongiorno! Oh, cazzo! Cosa sei? Cioè, ma tu guarda da dove stiamo respawnando. Ok, siamo ritornati qui. E lì. Penso che qui dovrebbe essere nel gioco una scena dove lo dobbiamo per forza vedere. Cioè, raga, io non ho capito bene cos'è, ma è... Ma che cazzo è, raga? E lui va palesemente
da questo lato, quindi noi andiamo dal lato opposto, ovviamente. Siamo andati qua dove c'erano i ratti. Non mi dire che vieni qui. Non me lo dire. Un secchio! Oddio! Ok, prima facevamo esplodere le granate. Facevamo esplodere di tutto e non veniva. Possiamo correre, saltellare qui e qua e là e lui fa soltanto rumore. Mentre adesso, anche se piritiamo per sbaglio, ci incula male. Armiamoci di pistola, cazzo. Allora, quindi qui, per come ho capito, lo dobbiamo per forza vedere. Non c'è più? Ok. Ok, ok, non c'è più. Guarda qui, c'è una nota, ci sono dei colpi, ma non... Madonna, dimmi che non esci da lì. Tendiamo che se ne vada. Ok. Ma buongiorno. Io ho paura ora anche ad accendere la luce ormai, eh. Io ve lo dico. Mamma mia, ora con lui in giro qua. E comunque l'unica area di salvataggio è quella lì dell'inizio. Guarda qui. Guarda qui, se anche per sbaglio. Però se facciamo andare lui nella bomba potremmo usufruire di questo vantaggio. Ok, delle medicine. Noi come siamo messi? Forse siamo un po' feriti da dove abbiamo la mano un po' insanguinata. Questa lasciamola chiusa che ci conviene. Cazzo, è Bartolo. Con Bartolomea. È Bartolomino. Clement. È il suo codice. Perfetto. È una nota. Cosa avrà? La mia coscienza. Vabbè, stai zitto, leggo io. La mia coscienza adesso mi obbliga come non è riuscita ad obbligarmi prima. Devo fare qualcosa, devo cagare, anche se dovesse costarmi la vita. Devo fare qualcosa, devo pisciare o non dormirò mai più. Devo fare qualcosa, devo vomitare o rischio di accogliere l'inferno a braccia aperte come fosse un sollievo. Devo fare qualcosa, devo andare a fanculo. Vado. Quindi sappiamo già, Clement, dove è andato. Però qui mi sembra di aver trollato bene. Merda. A meno che qua corriamo. Ma prima di correre... È un corridoio di bombe. Porca madonna. Allora... ci portiamo queste due robe. Guarda qui cosa ho trovato, un proiettile. Sono di nuovo nella stanza di prima. Comunque ho trovato un proiettile. Li devo equipaggiare. Questo è nell'1 e questo è nel... no, perché l'ho messo nel 3? Vabbè. Bene comunque. Metti il colpo. Ok, qua c'è la foto di Bartolo, Bartolomeo e Bartolomino. Abbiamo il codice di Clement. Ma io se riesco andrei indietro. Stiamo trovando tutti i nostri soldati. Calma, qua c'è il filo. Perfettamente Mamma mia. Ok. Possiamo salvare. Oddio, ma è qui? Ma io ho appena salvato. Non può uccidermi in teoria. Oh. Allora, posiamo gli stracci. Ah, se metto lo straccio così. Perfetto, devo metterle pure lo straccio per creare la molotov vera e propria. Bene, abbiamo una molotov intanto, buona sapersi. E siccome dei kit medici lì c'erano, io questo qui lo poserei sperando che non mi feriscono. Il carburante lo andrei a mettere di nuovo qui, che se non sbaglio è di nuovo a zero. Però non duri un cazzo. Carburante, perdonami, però non duri un cazzo. Il generatore è pieno. Ah. Ma pieno un cazzo, scusami. E allora se è pieno lo metto su una bottiglia intanto. Ci facciamo una bottiglia tattica. Adesso che abbiamo fatto questa cosa apparentemente di niente, ma invece ho sudato. Ho sudato molto per farlo. Io direi di salutarci per questo episodio. Ma prima di salutarci andiamo a mettere il codice di Clement che abbiamo trovato. Clement era qui. Adesso andiamo a vedere il codice 0153. 0153.
Perfetto. Da Clement troviamo due colpi. Una fotografia, penso di Clement. Ah, con Lambert, vedi, quello che è morto all'inizio del gioco. Esploso male. E in più abbiamo trovato una nota, il diario di Clement. Leggo io. A Jobert serve un ricognitore per stanotte. Un pattugliamento di routine è andato in ritorno e i cavi di comunicazione. Il cielo è coperto, sarò ben riparato. Il pattugliamento più semplice che esista. Vabbè, qua c'è tutta la storia della vita di Augustine, così, roba che onestamente non me ne frega un cazzo. Bene, io vado a salvare, ragazzuoli. Noi per questo episodio ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio andremo ancora ad esplorare quella zona lì, cercheremo di prendere tutto quello che c'è là sotto, magari andremo proprio vuoti, proprio per raccogliere tutto, in modo che poi ritornare qui a salvare e magari poi esploriamo anche la prigione, vediamo cosa c'è. Detto questo, signori, un salutone e alla prossima. Ciao, belle mie.